Salve ragazzi, sono Tia e volevo incominciare una rubrica che tratta per lo più di come gli artwork designer di Yugi possono aver preso ispirazione per magari creare vari tipi di archetipi. Il primo archetipo che vorrei portare qua è niente proprio di meno che il mazzo che amo, cioè Thunder Dragon. Prima di tutto dico che non è obbligatorio che quello che dico io sia vero, quindi non prendete tutto quello che dico per oro colato, ho fatto le mie ricerche e tutto, e vi do una possibile interpretazione di come magari potrebbe essere avvenuta la situazione alla Konami. Quindi Thunder Dragon, dove ci spingiamo? Ci spingiamo nel Bhutan, sui monti dell'Himalaya, e il Bhutan viene anche detta come landa o paese dei draghi del tuono. Come mai sta cosa? Primo, la bandiera del Bhutan presenta il classico drago asiatico orientale, totalmente bianco, che tiene in mano le classiche palle o sfere che siano. Questo magari potrebbe essere un rimando al Thunder Dragon Lord. I leader politici del Bhutan vengono chiamati Druk Gyalpo, ovvero signori dei draghi del tuono. Il drago del tuono primo, nato in Bhutan, si chiama Druk. O Drug, a seconda di come se lo si pronuncia o come cazzo si vuole. La leggenda narra che il primo Druk Gyalpo, cioè penso che sia stato il primo monaco a stanziarsi in quei posti, un po' di rinfresca, secchezza delle fauci. La leggenda narra che il primo Druk Gyalpo costruì il monastero di Ralung. Quando lo costruì ci fu una violenta tempesta e udì dei ruggiti di drago. Da quel momento in poi decise di chiamare il monastero Drug Ralung, aggiungendo appunto il prefisso drago del tuono al monastero. La parola Thunder Dragon appunto rispecchia la filosofia zen che viene insegnata in quei posti. Ancora oggi infatti la loro filosofia viene detta Drukpa, ovvero del tuono, filosofia zen del tuono. Durante il festival dell'estate, cioè la Summer Festival, i monaci danzano e festeggiano indossando i tipici costumi del posto e ognuno porta delle maschere raffiguranti i vari draghi del tuono dalla leggenda di quel posto. Come si vede nell'immagine, certi monaci hanno un copricapo a forma d'uccello. Questa è paragonabile al falcodrago. Un'altra maschera ha una forma, diciamo, un po' più felina ed è riconducibile al ruggito drago del tuono. Poi gli altri, che sono magari il Dragon Dark piuttosto che il Colosso, sono normali draghi del tuono. L'unico che non sono riuscito a trovare una somiglianza con questo archetipo qua e la filosofia zen del Bhutan è Titan, che naturalmente sappiamo tutti da dove deriva Titan, cioè dal Kaiju Ghidorah, dei vari film Godzilla. Infatti ha tre teste, l'unica cosa che cambia è il colore, perché Titan è verde e Ghidorah è oro, tutti e due sparano fulmini. E sicuramente i giapponesi si sono ispirati a Titan su Ghidorah. Prima piccolo video che abbiamo fatto oggi parla appunto di draghi del tuono. Non c'era molto di cui parlare perché ci ho messo veramente tanto a ricondurmi a questo tipo di mitologia buddista. E prometto che la volta prossima nei vari video porterò delle altre storie un po' più ficcanti, magari che vanno a includere le mitologie che più conosciamo, come quella greca piuttosto che quella norrena. Vedremo più avanti. Se vi garba il video, tranquilli a dirmelo. Se non vi garba, cazzi vostri. Tanto ormai la visualizzazione l'avete data. Oltre alla mia rubrica ci sarà poi più avanti il nostro compagno Nico, che porterà la lore effettiva nel mondo di Yugi, dei mazzi. Però io volevo portarvi un attimo qualcosa di diverso su cui fare una riflessione, per dire, ma i disegnatori che non li caga nessuno, infatti sono a pro con questo tipo di categoria, dato che anch'io disegno e quant'altro, non se li caga nessuno, quindi mi è parso interessante portare una rubrica di questo genere, dire come mai, a cosa si sono ispirati gli artwork designer della Konami per portarci poi l'artwork da giocare dal vivo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buona serata.